Let's go! Bentornati, ovetti, su The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. C'è un cubo là sopra. E c'è questo coso anche illuminato. Nello scorso episodio siamo stati là sopra. Lassù? No! Siamo stati qua sopra, esatto, nell'isola della prova di coraggio, dove abbiamo ottenuto la veste aerodinamica. E a questo punto vuol dire che laggiù c'è il secondo pezzo della veste? E lì il terzo pezzo della veste? Io mi segno tutto, gente, mi segno assolutamente tutto quanto. Oggi volevo parlare un attimo con Rovely perché ha una quest per noi, e poi vi dirò il mio piano per andare avanti con la trama principale. Thank you per aver aggiustato la mia mongolfiera. Ultra super thank you! Ad ogni modo, quel... come si chiama? Schematrico. Sembra eccezionale. Un giorno mi piacerebbe lavorare allo sviluppo delle sue applicazioni pratiche. Ma aspetta, ora che ci penso... Hey you! Oh no. Hey you! Listen! La tua tavoletta di pruna è fornita di un sensore che capta i sacrari. C'era in Breath of the Wild. Non pensavo ci fosse in Tears, però. Beh, fai almeno finta di essere sorpreso, no? E sai chi si è accorto per primo di tutti i sacrari apparsi dopo il cataclisma? Proprio io e nessun altro in tutta Hyrule. Ma attivare il sensore qui al forte di guardia è difficult anche per me, senza gli strumenti adatti. Dovremo tornare al centro di ricerca della tavoletta di pruna, al villaggio Finterra. È un laboratorio dedicato allo studio della tavoletta di pruna, un dispositivo realizzato da me e da Pruna stessa. Una volta lì potremo migliorare la tua tavoletta di pruna, compreso il suo sensore. Verso sud-est si trova la regione di Necluda Orientale, e andando ancora più in là c'è il villaggio Finterra. E lì, nei dintorni, ha sede il laboratorio, ha un aspetto un po' dismesso. Dimesso, scusate. Ma è un centro di ricerca very advanced. Bene, io mi metto in marcia e mi occupo dei preparativi, in modo che sia tutto pronto per il tuo arrivo. Ci vediamo al villaggio Finterra, non farmi aspettare troppo, please. Il centro di ricerca del villaggio Finterra. Allora, il mio piano è... Beh, capita a fagiolo questo Goron qui! Accipicchia, un Goron che non si ricorda la strada per andare alla città dei Goron. Ma com'è possibile una cosa del genere? Che vergogna! Ho iniziato il mio viaggio quando c'era ancora la lava. Non sapevo dell'esistenza di un nuovo sentiero creato dopo l'eruzione del Monte Morte. Di sicuro prima c'era lava dappertutto. Faceva talmente caldo che gli Hylian non riuscivano a camminare senza equipaggiamento ignifugo. Anche volendo, non sarei potuto andare. Innanzitutto, dobbiamo andare verso il Monte Morte, che puoi vedere a nord-est, là sopra, giusto? Sì, ok? Percorrendo la strada. Una volta arrivati allo stallaggio del bosco, dovremo continuare verso nord. Me lo ha spiegato lui. Insomma, ora è tutto chiaro. Felice di essere d'aiuto. Usare il Monte Morte come punto di riferimento va bene. Però cerca di non avvicinarti troppo. Dalla sua cima sembra fuoriuscire un fumo rosso simile al miasma. Bene, allora, andiamo. Possiamo prima fermarci al locale di cui mi parlavi e poi dirigerci verso la nostra destinazione. Capito, non vedo l'ora. Appunto, nell'episodio, credo il 6, sì, Pruna ci ha mostrato in ordine le terre di Hebra, quindi il borgo dei Rito, le terre di Holdin, il Monte Morte, il deserto delle Gerudo e poi la città degli Zora, il dominio degli Zora nelle terre di Ranel. Quindi la logica vuole che io debba andare al Monte Morte adesso. Però prima vediamo che cos'è questo e poi decidiamo un po' il da farsi, perché ancora non ho scelto che cosa fare oggi nello specifico. Molto interessante. Eh? L'altezza, il fisico e quel braccio destro. Devi essere Link, vero? Pruna mi ha detto tutto su di te. Io sono Legends, il mio campo principale di ricerca è l'Iliano Antico. E con Iliano Antico non intendo i testi che appaiono nelle rovine anulari, ma qualcosa di diverso. Questa è la lingua che si usava al tempo della fondazione di Hyrule e che è diventata la base della lingua moderna. Sì, è proprio quello che intendo. Quindi il latino per noi italiani, credo? Quella stele di pietra caduta dal cielo contiene delle iscrizioni in Hyliano antico. Decifrare il testo che appare qui potrebbe aiutarci a svelare eventi storici di un'antica civiltà di Hyrule.
Ho lasciato i documenti in Iliano Antico che mi servono per decifrare l'iscrizione al centro di ricerca del villaggio Calbarico. Volevo tornarci prima o poi, quindi forse adesso? La mia intenzione è di confrontarla con quei documenti per procedere alla sua traduzione. Ho già finito di copiare questa iscrizione, adesso corro al villaggio. Link, se anche tu hai a cuore la questione, ti invito a venire al villaggio Calbarico. Dovrei essere in grado di condividere con te le mie scoperte. Dal punto di vista archeologico, questa iscrizione ha un valore inestimabile, un vero ponte con un lontano passato. E io riuscirò a svelare i suoi misteri, ma ora devo andare. Abbiamo tipo attivato 3 quest, credo. Allora, quello cos'è? È un rito? Sì, è un rito, perfetto. Dunque, a questo punto andiamo davvero verso il villaggio Calbarico e poi verso Finterra. Che cos'è questo punto, scusa? Ah, questa isola che non abbiamo raggiunto l'altra volta, giusto, giusto. Sì, perché no? Perché no? Possibile che ogni volta che io venga al villaggio Calbarico c'è cattivo tempo? Vabbè, allora, il centro di ricerca suppongo sia questa struttura qui, strapiena di documenti e cose varie. E... ah, vero! Giusto, ve l'ho detto l'altra volta, ma mi avete detto che c'è un modo per far calare il prezzo dei vestiti qui al negozio che si chiama Boutique. Ok, perfetto. E per farlo devo parlare con la commessa. Lo faremo dopo aver parlato con Legends. Yeah. Ah, Link, sei venuto? È la curiosità che ti porta fin qui, vero? Ci conosciamo, dai. Oh. Non ne dubitavo affatto. Sono contento di vedere quanto ti interessa la questione, Link. Questa immagine raffigura la stele precipitata dal cielo nei pressi del forte di guardia. Sono riuscito a decifrare l'iscrizione grazie ai documenti in Iliano antico conservati in questo centro di ricerca. Ecco cosa c'è scritto. Sono la dama di corte di Re Raul e della regina Sonia, nonché della principessa Zelda e della sorella maggiore di Re Raul. C'è tutto qui. Cioè, sappiamo di Raul e di Sonia, ovviamente, Zelda adesso, e la sorella maggiore di Re Raul, che si chiama... Minaru, qualcosa del genere. L'abbiamo sentita nominare nel ricordo numero 2 delle Lacrime del Drago. Vergo queste 13 stele come segno di speranza per un futuro lontano, narrando le vicende quotidiane della famiglia reale. È un testo breve, e basta una prima scorsa per riconoscere i nomi di Re Raul e della regina Sonia, i fondatori di Rule. Un altro nome chiaramente riconoscibile è quello di una persona chiamata Zelda. Ah, davvero? Alla fine, la dama di corte afferma che descriverà la vita quotidiana della famiglia reale in 13 parti. Potrebbe trattarsi di una sorta di diario lasciatoci da una ciambellana reale o qualcuno con un simile incarico. La parte che ha colpito di più la mia attenzione è quella riguardante il terzo nome qui menzionato, Zelda. Questo nome non era mai apparso nei documenti rinvenuti finora, ma soprattutto ciò significa che... una persona con lo stesso nome della principessa Zelda è vissuta al tempo della fondazione di Rule. Chissà chi è! Se, vabbè, non può saperlo, Legends, però chissà chi è, vero? Oh, là c'è un aliante. Vabbè, questa iscrizione deve essere l'incipit di un poema epico sulle origini di Hyrule. A proposito, il numero 13 non attira la tua attenzione? 13 oscurità, 7 luci? Oddio... i 7 saggi di Ocarina of Time, 3... oh, tutto combacia! No? No, vabbè. Significa che ci sono altre 12 stele. Se questo fosse davvero il diario di una ciambellana di corte, potrebbe permetterci di scoprire un sacco di retroscena dell'epoca di cui non si parla nei testi di storia. Nuove informazioni su Re Raul, sulla regina Sonia e soprattutto su Zelda. Altre 12 iscrizioni. Che scoperta affascinante! Se ti capitasse di imbatterti in altre stele durante i tuoi viaggi, mi raccomando, scatta un'immagine e fammela vedere. Naturalmente, ti ringrazierei con una meravigliosa ricompensa. Non sappiamo qual è la ricompensa. Speriamo che sia qualcosa di buono ma non troppo, tipo non armature. Sono le 21:20, ok. Il negozio è ancora aperto? Sì. Come starà la nonna? Quando si riprenderà? Eh? Ah, benvenuto. Chiedo scusa, con la testa ero completamente altrove. Parlarne non cambierà le cose, ma mia nonna si è ammalata. La mia sorellina, Lassie, si sta prendendo cura di lei. Mentre io resto qui al negozio, riusciamo ad andare avanti dividendoci i compiti, ma siamo entrambe esauste. È per questo motivo che, purtroppo, sono stata costretta ad aumentare di molto il prezzo degli indumenti. Eccola qua, ok.
per le cure della nonna. Solo se la salute della nonna migliorerà potrò rimettere gli articoli al normale prezzo di vendita. So che dovrò lasciare i miei problemi di famiglia fuori dalla boutique. Anche se avevo bisogno che qualcuno mi ascoltasse, non avrei dovuto parlare di questo argomento con un cliente. Devo fare qualcosa per rallegrare l'atmosfera. Ah. E chiedo scusa, ti do il benvenuto alla boutique Melaganza. Ah. Le creazioni di Sagono sono in vendita solo al villaggio Finterra, a sud-est di qui. Ma perché andarci? Chissà. Perché è lontano, ma per quest varie, i nostri abiti sono già della migliore qualità. Ok, quindi devo curare... Ecco, devo curare la nonna e andare dalla... Lasli. Non ho idea di dove sia questa Lasli, ma... sicuramente al villaggio Calbarico. Potrei fare un giro rapido. Ok. Ma perché? Sono le 21:35, non è mattina! Giusto! Un attimo. Mi avete detto un'altra cosa importante. Mentivate, vero? Ok. Mi hanno detto puoi mettere il pollo sullo scudo. Non è vero, non si può fare. Allora, itinerario di viaggio. Trovare la torre di questo posto. Quindi devo andare in questa strada, ok? Raggiungere, spero, uno stallaggio che si trova qui. E poi andare a Finterra. Aspetta, vediamo se ho ragione o no. Con Levante, casa del capovillaggio. Ok, no, niente. Però questo era l'ingresso principale di... Beh, Calbarico, appunto. Quindi non so che altro dirvi se non cominciamo la nostra camminata. È la strada giusta almeno? Sembra di sì, perfetto. Una volta raggiunto lo stallaggio, se non succede niente per la strada, intanto ciao, manifestazione di Tulin, penso di fare una velocizzazione, insomma, perché quando è vero che mi piacerebbe restare qui per 40 minuti a distrarmi per ogni singola cosa, preferisco anche raggiungere i miei obiettivi, soprattutto visto che non stiamo andando nel Monte Morte. Andremo al Monte Morte subito dopo aver sbloccato i pomodorini di Irule? No, no, però grazie, sono buoni, sono croccanti, se... No, non sono croccanti per niente, sono belli succosi, ecco. Tu sei un albero finto? Possibile che sia un albero finto? No, non lo è. Ok, si sarebbe attivato. E allora basta. Ecco qua, ok. Se c'è il cartello... Oh no! Ancora tu! E non dirmi che quella è la torre per andare a Finterra, perché è un po' lontana in effetti. Aiutiamolo un attimo, dai. Credo che funzioni e intanto sta passando anche un... suppongo mercante. Allora... Mio caro Gomada, lascia pure andare. Funziona? Sì. Ah, non mi ero accorto dei buchi là in mezzo. E abbiamo anche una Gerudo laggiù, eh? Dammi la mia ricompensa, per favore. Che saranno come al solito rupie più onigiri più qualche altra cosa, no? Ecco fatto! Gna gna gna! Rupie, ok. Ci servono rupie. Onigiri e funghi leva fatica e... Buono dello stallaggio. C'è uno stallaggio che devo raggiungere, è lo stallaggio dei Monti Gemelli, quindi grazie, insomma. Allora, non è da capo? No, non lo è. Tu invece, ciao, andiamo e basta. Possiamo... Ah! Visto che abbiamo lo scudo con la lama attaccata, intanto... Ok. Visto che abbiamo lo scudo attaccato con la lama, ovviamente tagliamo l'erba mentre andiamo avanti. È divertente come cosa, però preferisco andare avanti così, magari. Quella è Neldra? Vai. Sì, è Neldra. Ha cambiato percorso o sbaglio? Neldra non andava lì. Vabbè, comunque, quello è lo stallaggio. Lo sentite, vero? Sento... Jumanji. Jumanji. Jumanji! No, però aspetta. Senti il beat. Senti il beat. Senti il ritmo. Senti il beat beat. Senti il ritmo. Senti il beat. Senti il bzz. Senti il bzz bzz. Miele a me. Ehi! Non mi interrompere. Sto attirando le api con il mio ritmo. Mi sa che non funziona, Ciccio, eh? Smettila di guardarmi così. Sì, l'ho capito che non attirerò le api in questo modo. In sintesi vuoi il miele, no? Volevo preparargli delle crespelle al miele. Ma purtroppo non riesco a trovare del miele, che sarebbe uno degli ingredienti, ma no, davvero. Tre favi. Noi abbiamo un favo, se non sbaglio. Però ne abbiamo solo uno, quindi non posso dartelo. Ne avessi tre? Ah, ne ho tre?
Ne ho tre? Aspetta, ne ho tre? Mi sto sbrigando apposta, Ne avevo già tre e ci dà... Oh! Gente! Sì, orchestra briglia sciolta. Ci hanno già detto di andare allo stallaggio del bosco, noi ci andremo. E aggiungerei, lo stallaggio del bosco? Sbaglio o è dove il Goron sta andando? Esatto, nelle terre di Holdin a nord. Va bene, ho skippato un po' di testo, ma non sembra essere molto importante, insomma. Voglio andare avanti, questo è il punto. Bene, benissimo direi. Finterra non è in quella direzione. Sì, vuol dire che davvero devo arrivare là io. Ah, no, come non posso... Aspetta, ecco. No, mappa? No! No, 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 no. C'è un'altra torre laggiù, allora. Perfetto, guardate, perfetto davvero. Sto rischiando un po' ad andare in questa direzione, vero? Sì. Perché potrei cadere di sotto. Andiamo allo stallaggio, velocizzando però, o tagliando se non succede nulla, così almeno sto a posto e poi posso andare verso Finterra. Quella! Quella laggiù! Intanto, Golem, ok? Quella laggiù! È un... Ok, stop, stop, stop! Vi ignoro, ciao, non voglio affrontarvi adesso. Credo che sia una fonte di fata radiosa. Dovrei guardarla meglio. Dovrei guardarla molto meglio. Però se quella è una fonte di fata radiosa, abbiamo svoltato. Posso potenziare... A tal proposito, fatemi mettere questa qua, grazie, ok? Abbiamo seriamente svoltato. Perché posso così potenziare le mie difese. E non devo per forza... avere un portacuore extra, che aggiungerei, sì, lo so, potevo andare a prendere un portacuore extra, non l'ho fatto a Calbarico, pazienza. Ok, benissimo direi. E forse, allo stallaggio dei Monti Gemelli, esatto, dovrebbe esserci Pen a questo punto, perché Pen è agli stallaggi. È qua dentro Pen? Forse Pen non è a tutti gli stallaggi. Vabbè. Allora, mio caro, sono qui. Parlami, parlami, parlami. Ok. Ben fatto. Stallaggio gemelli, ok. Punto stallaggio. Ah, vero, devo ritirare ancora il premio. Lo faremo a breve. Link, sì, ho accumulato dei punti. Voglio però adesso... prendere un cavallo. Mephisto, vieni a me. E già che ci sto, voglio... Un attimo. Un attimo solo. Non trovi che la situazione dei graffiti qui allo stallaggio sia sfuggita di mano? È colpa mia. I miei figli continuano a scarabocchiare dappertutto nonostante i miei rimproveri. Non fanno che ripetere di... Ah, ok, è una quest, in pratica. Orme giganti. Resto sempre la bocca aperta davanti all'immaginazione dei miei figli. Sì, ok. Per una volta voglio... Ah, devo dormire dentro per dormire dentro, in effetti. Però prima il premio. Ottieni premi, grazie. Qual è il nostro primo premio? Un momento, un momento. Vuoi una ricompensa per i tuoi punti stallaggio, dico bene? Ecco la tua ricompensa per 3 punti. Una bardatura da tiro. Eccola qua! Ok, quindi ecco come si ottiene il modo per tirare i carretti con il cavallo. È un tipo di equipaggiamento per cavalli. Se hai una bardatura, puoi usarla per agganciarvi varie cose, ok? Puoi anche collegare un carro o un oggetto in tuo possesso, Link. Se accumuli ancora un punto, otterrai il tessuto del dio dei cavalli, Link. È un oggetto speciale che puoi usare alla tintoria del villaggio Finterra. Ok, volevo dormire qui, però non posso dormire... Ah, who's a good boy? Non posso dormire qui, direttamente qua? Wow, ok, dormo fino al mattino, allora dai. Eccoci qui, andiamo a controllare subito se quella è effettivamente una fata radiosa oppure no. Mephisto, scatta! Ancora. Posso arrivarci, vero, lì? Sì, è assolutamente una fata radiosa. Il problema è che il ponte già l'altra volta era rotto. E adesso è ancora più rotto. Gioia. Non mi scorderò di Mephisto. Là abbiamo uno Shaman X del fuoco. Io come faccio ad andare a Finterra entro oggi? Non riesco ad andare a Finterra entro oggi, gente. Non ci riuscirò mai. Proverò a farlo, ma ovviamente non vi assicuro nulla. Allora, eccoci qua. Fonte di fata radiosa. La prima fonte di fata radiosa. Come osi chiamarmi da un mondo tanto ripugnante? Non sei nient'altro che un mostro. Non concederei mai la mia benedizione per potenziare l'abbigliamento ad un tale essere mostruoso. Ho deciso di stabilirmi vicino a uno stallaggio per dare la mia benedizione ai viandanti.
Se solo potessi ascoltare il suono di un tamburo. Oh. Magari riuscirei a trovare il coraggio di uscire allo scoperto? Questo potrebbe essere un problema, perché è andato allo stallaggio del bosco, ha detto. Benissimo, andiamo a prendere Mefisto e facciamo la strada allora. Quindi vuol dire che dovevo portare il tizio col tamburo alla fata radiosa. Non so se la cosa mi piace tanto. Oh, potrei anche andare lì e sbloccare Octorok e sbloccare quel sacrario. Non mi va così tanto di farlo, intendo. Vorrei provare ad andare almeno un po' verso Finterra. Quindi, Mefisto, torniamo sulla retta via magari. E intanto, piano, ok. E intanto, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Neldra, è là, sta scendendo Neldra. Oh, fermi. Abbiamo la bardatura, stop. Adesso che abbiamo la bardatura che ci consente di trainare roba, non posso attaccare il Korogu per sbrigarmi? Mi sa di sì. Come si cambia bardatura però? Eccolo qua. Personalizziamo il cavallo. Voglio la bardatura per trainare il Korogu. Sì, diamogli una bardatura. Eccola qui, perfetto. Adesso possiamo usare l'ultramano per tirare il Korogu. Sì, le orme giganti, bravissimo, ok. Mefisto, sei pronto ad essere un cavallo da traino adesso? Comunque si sta scendendo. Sta scendendo verso Calbarico? No, probabilmente a un certo punto si rialzerà da qualche parte. Allora, eccoci qua. Korogu! Ah, mi ha fatto paura. Dov'è il tuo amico? È nella direzione di Finterra, per caso? Sembra di sì. Ok, quindi, Korogu, vieni a me. Devo dire una cosa un po' triste. Ho visto un sacco di cose. Posso trainarlo così, vero? Sì. Non è una cosa molto divertente, vero? Cioè, è divertentissima per carità, però mi sa che non è molto bella da fare. Vabbè, lo faccio lo stesso, qual è il problema? Allora, se è laggiù, vuol dire che devo arrivarci da qua. Povero Korogu. Mi fa un po' pena, lo ammetto, però dai. Allora, cerco il mio amico, ti porteremo dal tuo amico ciccio, Scialla. Siamo però un po' più lenti con il cavallo, giusto? Siamo molto più lenti con il cavallo quando abbiamo la bardatura. Mi chiedo se io possa toglierla. Oh, ok, non importa se è un mostro. Ok, mi chiedo se io possa toglierla senza essere da uno stallaggio. Mefisto, calmo. Ok. Per appunto velocizzare il tutto. Cos'è quello? Ah, è un boblin. Ok, addio. Non ti azzardare a colpirmi, ciccio. Non ti azzardare a colpirmi. Ok. E intanto piove. E quella è la torre? Mi sa che quella è la torre per Necluda Orientale. Quindi dovrei esserci in realtà. Hanno fatto piazza pulita però. Questo, lo dico perché magari qualcuno... Questo è il punto di mappa dove c'erano un sacco di guardiani. Fermo. Ok. Di guardiani distrutti intendo, mi raccomando. E li hanno rimossi tutti. È un po' triste come cosa, perché adesso abbiamo pochissime informazioni su quello che c'era di origine ancestrale. Però, vabbè. Non si può togliere. Qua c'è una grotta intanto. Quindi attiviamola e basta. Non so se la cosa mi piace così tanto o no. Quello è un... Scusi? Sono grublin neri quelli. Non grublin, sono boblin neri. Ok, nuovo sito intanto. Ah, a questo punto, grotta della muraglia di Finterra. Andiamoci e poi speriamo di non essere troppo impreparati. Non preparati. Oh, like. È diverso. È un like. Oh, e infatti è molto diverso. Allora, benvenuti nella grotta del coso. Dove c'è uno scrigno. Dove ci sono degli obroblin. Sono degli obroblin. Ti ho colpito, ma non alla testa. Ok, perfetto. Vai così. Usiamo la nostra spada con lo zonanio strano addosso. Dov'è l'altro obroblin? So che ce n'è un altro di obroblin. L'abbiamo visto prima. È salito un'altra volta, sì. Ok. La freccia è andata attraverso il muro, ma se funziona non mi lamento. Dov'è? L'ho sconfitto, bene. Allora, tu, like, apri la bocca. La bocca. Ah, ok, giusto. È roccia. Ah! Sì, va tutto bene, gente. Tutto molto, molto bene. Carne. Ok, perfetto.
E abbiamo tolto l'armatura del like-like. Apri la bocca. No, la bocca, non sputare roccia. Apri la bocca. Apri la bocca. Non vuole aprire la bocca. Oh, finalmente, vai. Pum. Allora, cambiamo arma un attimo. Abbiamo qualcosa di più potente. Oh, sì. Sassorock, distruggi il like-like. Così tanto solo per distruggere un like-like. Che poi era corazzato, vero? Sì. Dammi roba, like-like. Qualcosa di molto succulento, però. Scudo animalesco. Cioè, meglio di questo perché sta per rompersi, ma... Grazie, insomma. Allora, corno di Obroblin. Ok. Dove sono le cose di Obroblin blu? Eccole qua. Queste qui sono molto più pratiche da usare. E ci manca da trovare il rospettro di questa zona, però. Quindi adesso devo cercare anche quello. Bene. A meno che non sia da qualche parte qui in alto. Prima prendiamo però la ricompensa, così non mi sbaglio più. Vai. Ora mi ricordo di Ascensus, gente, mi raccomando. Sicuramente c'è un qualcosa da distruggere, di muro intendo. Apriti sesamo. Lancia della prontezza. L'ho trovato, è qua sotto. Si sta per rompere questo masso, eh. Va bene, non importa, è comunque il rospettro l'ho trovato. Appena riesco a beccarlo, magari. Ok, l'ho anche sconfitto già che ci sto? Sì. Mi avete detto inoltre che è possibile prendere a quanto pare rupie dal rupiniglio che scappa, eh. Però a quanto pare non per me. Va bene, Ascensus. Se davvero sono grublin neri, la cosa mi spaventa però. Almeno un po' mi spaventa. Non grublin, boblin. Grublin sono quelli più grandi. Non posso... Oh, posso uscire da qua, bene. Perché vuol dire che hanno alto attacco. Io non ho attacco. E quindi... Dove siamo? Siamo qui? Bene. Mephisto dovrebbe essere qua sotto. Sì, ok, non scorderò più il mio cavallino, non preoccupatevi. Allora, quella che torre è? È la torre giusta? No. Quindi... C'è una torre là. È questa torre, la torre giusta? Sì, ok. Ed è eccessivamente lontana da dove sono adesso, però. La cosa non mi piace così tanto, però. Spero che il passaggio sia aperto per andare a Finterra. Era aperto. Aspetta, dov'è il passaggio per andare a Finterra? So che c'è una apertura nella... Laggiù, insomma. Però adesso vedremo un po' meglio. Sì, eccola l'apertura. È davanti ai Boblin. Gioia. Devo affrontarli per forza? Potrei fare una cosa... Ok, stop, stop, stop. Facciamo una cosa molto intelligente. Intanto controlliamo. Sono boblin neri. E un grublin, mamma mia. Però avere queste cose sarebbe così potente come cosa. Ok, facciamo una cosa. Abbiamo, da qualche parte, uno strumento raccolto nel sottosuolo. No, non è quello. Dov'è? 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 So di averlo perché l'abbiamo preso l'altra volta. Dov'è? È in fondo a tutto. Sì, il fiore frastornante. Con il fiore frastornante posso stordire il nemico in modo che attacchi i suoi alleati. Quindi vai. Attacca i tuoi alleati. Falli fuori. Distruggi tutto. Bravi. E nel frattempo io ne approfitto. No, voglio una bomba adesso. Per distruggere tutti. Orda di mostri. Orda di mostri. È un'orda di mostri questa. Cosa vuol dire che è un'orda di mostri questa? Fermo, fermo, fermo. È un'orda di mostri questa. La cosa mi spaventa. Un bel po'. Un'arma buona ce l'abbiamo? Lancia magari. Abbiamo la spada di rubino, ok. È il momento di usare il fuoco, gente. Ah, non se c'è l'acqua però. Dai, fammi volare. Ok, ok. Ora che volo, vi posso colpire a distanza, no problem. Anzi, vi colpisco con i frutti ignei, perché sono più efficaci. Me lo sembra che siano più efficaci. Vai, ok, adesso volo. Certo, usare la bacchetta del fuoco vicino all'acqua è una cosa molto intelligente, vero? Usiamo il trivellone, allora dai. Questo sicuramente funziona un po' meglio. Ok. Quanti nemici potenti qui che ci sono, vero? Soprattutto se non sono preparato. Ok, ok, ok. Corno di boblin nero, potenza di attacco. Oh, abbiamo fatto bene a venire qui anche solamente per i materiali. Avete visto quanti materiali potenti ci sono qua in mezzo? La risposta è ovviamente tanti. Quella è una freccia? Ok. Cuore di boblin. Eccoci qua. Abbiamo lo scudo, abbiamo lo scudo. Ok, vai, 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 vai. Ed ecco l'ultimo.
Boblin, fine. Bellissimo. Intanto qui abbiamo un sacco di roba potente, perché Grublin neri. Ah, era un Grublin blu. Ops, va bene, non importa. Dov'è Mephisto? Non voglio perdere un'altra volta il mio cavallino, eh. Aspetta, che cos'era questo? Arco di Boblin puntuto, ok. Quindi comunque abbiamo fatto qualcosa di interessante, almeno secondo moi. Non arriveremo mai alla torre oggi. Però possiamo andare almeno un po' più avanti? Credo e spero di sì. Quindi il mio piano è il seguente comunque, eh. Arriveremo a Finterra, potenzieremo il nostro... Anche qui? Anche qui? Sì. Potenzieremo il nostro sensore, o meglio avremo un sensore perché non abbiamo un sensore da potenziare. E poi basta. Poi andremo verso il Monte Morte per continuare con la storia principale. Siamo già sta... Tu mi dai informazioni su Lambda! Dammi informazioni su Lambda! Oh, ci incontriamo di nuovo, viandante. Sì, allora, dimmi solamente dove sono. Eccoli qua. Aspetta, scusa. Grotta che attraversa il monte Avenlan oltre il villaggio di Finterra. Grotta contrassegnata da due statue di pietra. Da statue di pietra. Villaggio Finterra. Ok. Quindi c'è qualcosa nei paraggi? Mi avete inoltre detto una cosa, se ci sono gli stendardi che ho notato mentre prendevamo le cose di Lambda nelle grotte, vuol dire che lì abbiamo cose. Cioè abbiamo un tessuto nuovo di Lambda. Allora, là non ci andremo, però a questo punto, dai. Dov'è il tuo amico? È sulla strada, vero? Oh mio Dio, è laggiù. Come faccio ad andare laggiù? È dietro un'orda di Boblin. Credo che sia tempo di partire... A razzo? Ce l'ho fatta? No! No! Non dirmi che è affogato e tornato indietro, ti prego, non dirmi che è tornato indietro. Ok, è qui, è qui, è qui, è qui. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche evitato l'accampamento. Ah! Sono così intelligente. Ok, potevo risparmiare qualche congegno zonano, eh. Però, va bene. L'ha raggiunto! Buon per te, Ciccio, davvero buon per te. Là c'è anche un like. Ok, seme Korogu, mi sa che ci conviene staccare qui. Non dirmi che potevo fare il giro indietro, per favore, perché sennò è un casino. No, però se c'è un like, io ovviamente attacco il like. Lo sconfiggo. Dai, apri la bocca. Ok, bene, e adesso vai. Il danno che si fa con questa lancia. Che cos'è? È un Kakuda? Ora non è più Kakuda, ok. Scrigno finale, dai, apriti. Scudo animalesco, ce l'ho già, grazie. Mi chiedo se queste cose siano randomiche o fisse. Probabilmente sono randomiche perché conoscendo il gioco non saranno mai fisse. Però, allora, là c'è Finterra, vero? Sì, non siamo per niente lontani da Finterra. Non ci arriveremo oggi, ma domani sicuramente andremo a Finterra. Questa è Necluda orientale, ha detto, no? Quindi vuol dire che c'è anche Necluda occidentale? Credo, boh. Allora, Mephisto, resta pure lì che devo aiutare un'altra volta questo tizio. Aspetta, mi segue? Abbiamo il fischio apposta. Ok, vieni qui, Mephisto! Continua a seguirmi. Non ti incastrare un'altra volta, Mephisto. Va bene, resterà lì, tanto staccherò dopo aver aiutato il tizio, quindi... Datemi solo un momentino che lo aiuto e poi abbiamo fatto. È un po' storto, ma dovrebbe andare bene, quindi vai, lascia pure andare. Mi sa che pelo pelo resta in piedi. Ok, sta in piedi da sola, ok. Possiamo quindi staccare l'episodio. Abbiamo iniziato un bel po' di quest in realtà oggi. Quindi comunque sto tecnicamente andando avanti. E quello che vedete laggiù è il laboratorio. Isolamento elettrico in questa zona? La cosa non mi piace così tanto. Non mi piace per niente. Però un attimo, ho visto quel coso. Non è che per caso è una... Se... Cosa c'è quassù? Niente? Non c'è niente. Oh, oh, ok, no. C'è quello. Cioè, raggiungeremo quello prima o poi. Non adesso, ma lo raggiungeremo. Quindi, nella prossima parte di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Là c'è un Boblin blu che ignorerò. Andremo verso Finterra. Raggiungeremo Finterra e forse la torre. Non credo, però. See you next time, baby.